Ci troviamo alla Ferté-Vidame, alle porte di Parigi, per l'evento culminante delle celebrazioni del centenario di Citroën, il raduno del secolo, organizzato dai collezionisti della marca, 3 giorni che prevedono diverse attività all'insegna dell'aggregazione, tra cui esposizione di vetture, conferenze a tema, animazioni, musica. Al raduno sono previste 4.000 vetture iconiche. Si attende l'arrivo di 11.000 collezionisti e 50.000 visitatori. Tra questi, una nutrita rappresentanza di collezionisti italiani, circa 150 equipaggi, alcuni dei quali sono partiti dalla storica sede di Via Gattamelata 41 a Milano, con alcuni modelli emblematici che hanno fatto la storia della marca, la Due Cavalli, la Visa Crono, la Diane, e qui si sono ricongiunti con tutti gli altri collezionisti provenienti da tutti gli altri paesi. La marca Citroën è qui presente con un'esposizione eccezionale di 42 modelli che hanno segnato la sua storia, ma anche la storia dell'auto. Ci sono modelli di serie storici, sono in tutto 20, a partire dalla prima vettura Citroën, la Tipo A 10 HP del 1919, fino ad arrivare alla C4 Cactus, attraverso modelli come Due Cavalli, come Méhari, come la prima C6, la prima vettura 6 cilindri, la DS, la Diane, la CX. E poi 10 vetture che rappresentano l'avventura e la passione per le sfide di Citroën, dal semicingolato che ha attraversato il Sahara nel 1922 fino ai modelli che hanno partecipato e segnato la storia di successi del motorsport della marca, passando da modelli come Xara VRC, C4 VRC e la più recente C3 VRC, che qui sfoggia la livrea 2019 che richiama i colori del centenario. E poi la gamma attuale è rappresentata da 9 modelli, alcuni dei quali sono della gamma Origin, una gamma esclusiva, trasversale, creata apposta per celebrare il centenario, caratterizzata da colori eleganti, sobri e soprattutto da personalizzazioni che richiamano il double chevron in color bronzo, da cui è partita tutta la storia della marca. Quindi abbiamo C1 Origin, C3, C3 Aircross, fino ad arrivare a C4 Cactus Origins e naturalmente il modello di punta di Citroën, C5 Aircross, il SUV moderno, tecnologico, che si contraddistingue per un design unico e soprattutto per un comfort eccezionale. E poi la gamma dei veicoli commerciali è qui rappresentata da alcuni modelli come Jumpy, Jumper e nuovo Berlingo Van. Ma per celebrare 100 anni di storia, Citroën parla anche di futuro ed espone qui le 2 concept car presentate proprio nell'anno del centenario, dopo AMI One Concept, che rappresenta la visione della mobilità urbana 100% elettrica, 1919 Concept, la visione dell'ultra comfort e della mobilità extraurbana di Citroën. Oggetto innovativo, tecnologico, reale manifesto della marca, al di fuori degli schemi più convenzionali del mondo dell'auto, è un concept 100% elettrico con un'autonomia di 800 km, capace quindi di garantire libertà e autonomia di movimento anche per lunghi viaggi extraurbani. Visione del futuro offre tecnologie di guida autonoma grazie a un personal assistant integrato nel cruscotto e rappresenta valori di design, creatività, audacia, comfort di riferimento che sono parte del DNA di Citroën da 100 anni e che continueranno ad esserlo anche nel futuro.